Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Ciao Pod, ti ricordi di Sammy? Come potrei dimenticarmi di lei? Ecco, c'è una delle sue migliori amiche. Cosa ne pensi? Penso che sono entusiasta e allo stesso tempo preoccupata di incontrarla. Preparati, sembra uscita da un film trash di Tarzan. Ok. Buon lavoro, Pod. Presentazione della concorrente. Ciao a tutti. Io sono Chantal. Piacere. Posso descrivermi subito come una persona assolutamente fuori dal comune che ama distinguersi per la massa. Mi sento una vera e propria tigre e infatti spesso graffio, però talvolta mi sento anche un giaguaro, una zebra, un pitone. Sì, motivo per cui spesso cerco di vestirmi a seconda della personalità che sento in quel momento. Oggi mi sento un po' un mix, anche se come potete vedere mi sono mantenuta piuttosto sobria. Nella vita sono una businesswoman, anche se mi sono laureata alla scuola della vita. E vi chiederete: perché sei una businesswoman? Ebbene, perché grazie a un sacco di studi che ho fatto su come avere successo nella vita, su corsi trovati su internet interessantissimi, ho capito che per avere successo bisogna entrare in una nicchia di mercato. E che nicchia ho trovato io? Beh, ho portato al nord i prediciottesimi. Io sono la regina dei prediciottesimi. Oh sì, e quindi diciamo che la mia personalità viene fuori anche nel mio lavoro e tutti i miei clienti sono felicissimi. Oh sì, tuttavia la mia vita non è solo lavoro, no, assolutamente no. Mi piace anche divertirmi, infatti frequento molto spesso la discoteca. Purtroppo non mi capita spesso di uscire con le mie amiche Sammy e Chanel perché loro abitano a Roma e purtroppo ci vediamo molto di rado, ma quando siamo insieme siamo veramente il trio delle meraviglie. Sì, in pista ci riconoscono subito. È fantastico, veramente fantastico. Un'altra mia particolarità è che sono assolutamente vegetariana perché adoro gli animali e mi piace solo vestirli, anche perché tutto l'animalie che indosso è assolutamente finto, fake. Oh sì, tanto l'importante è l'apparenza, no? E direi che le persone mi notano, in fondo è ciò che voglio. Oh sì, in realtà non proprio tutti sono sempre felici di come sono. In realtà il mio fidanzato adora il mio look, mi ha notata proprio per questo. Però i miei genitori talvolta sono persino imbarazzati e non capisco come sia possibile, ma del resto loro sono così convenzionali, davvero molto convenzionali. Bisognerebbe osare di più e sentirsi un po' delle tigri. Non siete d'accordo anche voi? Cercate di uscire dalla massa, vi sentirete molto, molto meglio.
Ciao Chantal, cosa ne pensi del cambio look della tua amica Sammy? Oh sì, mi è piaciuto, anche se devo dire, quei capelli così normali l'hanno resa un po' meno unica, diciamo, però sì, lei è proprio una bella ragazza, molto molto bella, quindi anche così stava molto bene. Sei preoccupata? No, non sono assolutamente preoccupata, ma ci mancherebbe, anche perché diciamolo parto già da un'ottima base, quindi non so che miracolo si possa fare per migliorare, ecco. Buona fortuna, Chantal. Me ne servirà. Pod, mi affido a te, anche perché ho visto che Sammy era così contenta del risultato, addirittura a lavoro è riuscita a resistere un mese nello stesso posto, quindi direi che è stato davvero un risultato sorprendente e quindi voglio provare anch'io per migliorare ancora di più il mio look. Insomma, quali saranno le prospettive future? Quindi sono pronta. Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu chi sei? Ciao Pod, io sono Chantal e sono una businesswoman. Io pensavo fossi Jane con seri problemi. Guarda che mi sento una tigre, quindi potrei graffiare. Hai un problema con gli abbinamenti? No, perché? Non era una domanda. Vediamo cosa ne pensa la gente di te. Avvio della prima fase. Sondaggio di opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Beh, direi senza dubbio baciare. Almeno una mi vorrà sposare. E forse un evitare. Diciamo che non tutti sono pronti a una come me. Eviterei. Questo tema leopardato mi fa tornare agli anni Ottanta. E a me gli anni Ottanta non piacciono proprio. Io la bacerei, perché con quegli occhi sembra una fata del ghiaccio. Il 50% degli intervistati ti bacerebbe, mentre il restante ti eviterebbe senza pensarci due volte. Il tuo posto non è la giungla, quindi ti sottoporrai al mio programma di ripristino da Jungle Jane con problemi a bellezza genuina. Anche Tarzan ti eviterebbe. Ah, Tarzan mi eviterebbe. Beh, non sa cosa si perde. Pure tu, con quelle ruote di bicicletta, toglile.
Vedo che gli abbinamenti non sono proprio il tuo punto di forza. Togli quei bracciali. Che questo? Sì, tutti. Cos'hai in testa? Una parrucca? Toglila, così vediamo cosa nascondi sotto. Via anche quella lastra di ferro che hai intorno al collo. Ma che scarpe stai indossando? È tutto sbagliato. Toglile. Passiamo alla pulizia del viso. Sai già cosa succederà ora. Mano e dischetti. Strofina bene quel viso. Non essere timida, mostrami i dischetti. Sono orribile. Tutta la mia grinta si è dissolta insieme al mio trucco. Sono pronta. Cambio del look. 3, 2, 1. Beh, cavolo. Mi sembra davvero meraviglioso. Con questo vestito, con questo trucco, mi sembra di riuscire mantenere la mia natura con questi colori che richiamano tanto i colori della giungla, con queste macchioline che sembrano animali e addirittura la collana con questa foglia che mi ricorda la giungla. Sono decisamente io, ma meglio. Chissà cosa dirà Sammy. Devo assolutamente mandarle un WhatsApp. Abbiamo scelto per te questo make-up dai colori semplici ma luminosi che possono richiamare la tua adorata giungla, ma che restano comunque molto chic. I tuoi capelli naturali sono perfetti così come sono. Non so perché ti ostinavi ad utilizzare fiocchi e parrucche. Grazie, Pod. L'esperienza è stata incredibile. Sono sicura che sarò una businesswoman ancora più in gamba d'ora in poi. Sei veramente magnifica ora. Mi raccomando, vai e diffondi nel mondo la bellezza naturale. Grazie. Ciao Chantal, salutami Sammy. Spero che non sia tornata al suo vecchio stile trash. Vado subito a mandare un messaggio a Sammy. Ciao.